Da il bicicletterario Simone Zaccagni con Sangue e Puffi. La gelateria era in corso Garibaldi, avevamo anche altre gelaterie vicino a casa, ma quella, la gelateria Idea, aveva il gusto puffo, di un improbabile colore azzurro intenso che oggi eviterei accuratamente vista la mia idiosincrasia per i coloranti. E soprattutto, per ogni cono, regalava un puffo adesivo in 3D e io dovevo averli tutti. Quindi poco male se bisognava pedalare in salita per circa 500 metri. Mi ricordo che li attaccavo sul cruscotto della Citroën Ari beige di mia madre, quell'automobile realizzata in ABS, praticamente il materiale dei mattoncini Lego. Era detta spiaggina, ma in verità era una piccola Jeep. I miei amici mi prendevano in giro, dicevano che avevo la macchina di plastica, però in estate facevano la gara per venirci a fare un giro, perché diventava decappottabile e sembravamo i soldati americani in Vietnam. Poi la meccanica e il pianale erano in pratica quelli della due cavalli, insomma. Come ogni collezionista che si rispetti, che non può fare a meno di terminare la raccolta per poi metterla dentro in un cassetto e non pensarci più per tutto il resto della vita, anch'io facevo in tutti i modi per accumulare puffi. Dovevo averli tutti. Quindi ogni volta che qualsiasi persona voleva un gelato, io con la mia girardengo rossa mi offrivo di andarlo a prendere e come risarcimento avrei potuto tenermi il puffo. Affrontavo la discesa del ritorno con una sola mano ben salda sul manubrio e sul freno, mentre nell'altra tenevo in posizione dritta il cono. Per cui il gelataio Roberto mi vedeva anche 4-5 volte al dì. Un giorno mi chiese se non fossero troppi questi gelati. Poi, compresa la situazione, mi diede un grande vantaggio di poter scegliere il personaggio ed evitare così doppioni. Li avevo quasi tutti. Forzuto, brontolone, puffetta, cavolo, unica femmina del villaggio, ma ce la faceva ad accontentarli tutti, tranne vanitoso. Ovviamente grande puffo, quattro occhi, ingegnere e tanti altri di cui non sto qui a dire il nome. Insomma, me ne mancavano solo due, golosone e burlone. Quando un mio vicino mi chiese, ormai il mio era un servizio noto, di andare a prendergli il gelato. Mi diede una banconota da 2.000 lire, quella con Galileo. Ordinò i gusti che desiderava sul suo cono e mi propose gentilmente di prenderne uno per me, così non avrei avuto problemi di resto. Accettai volentieri, ma commisi l'ingenuità di non farmi fare prima il mio cono, consumarlo, intascare il puffo e poi il suo. No, tanta era la voglia di finire la collezione che me li feci preparare contemporaneamente. E ora mi ritrovavo con due puffi in tasca e due coni in mano. Se avessi mangiato il mio, l'altro, visto il caldo, si sarebbe sciolto. Se per guidare li avessi tenuti entrambi nella stessa mano, i gusti si sarebbero mischiati e il mio vicino, seppur generoso, era una persona pignola. Avrebbe avuto giustamente da ridire. Buttare il mio gelato non se ne parlava, sarebbe stata un'offesa, una bestemmia, un atto contro natura, empio e scellerato. Io sono un amante del gelato, per me avere un cono davanti è un momento ieratico e sessuale. Insomma, vista la mia bravura nell'andare in bicicletta, pensai, seppure la discesa fosse fastidiosa, di poterla affrontare senza mani. Era un'arte che conoscevo bene. In pianura ci facevo anche chilometri, ma in discesa ci avevo provato in brevi tratti, con le mani, fra l'altro, vicinissime al manubrio, pronte a riprendere possesso alle prime difficoltà. Insomma, iniziai a pedalare con due gelati in mano. All'inizio, Corso Garibaldi presenta una discesa abbastanza blanda, ma poi si imbocca via Cairoli, che oltre ad essere vorticosa, ha anche un lastricato irregolare che fa inciampare tante signore. Sembra strano, ma ho visto incespicare solo donne, mai uomini, non so perché. Fatto sta che persi il controllo del mezzo, che però purtroppo non sbandò, né deragliò, anzi, continuò, evidentemente ben allenato, imperterrito e dritto.
In preda al panico non sapevo che fare. La velocità aumentava. Vedevo i gelati che si sgretolavano come meteore per l'attrito quando entravano nell'atmosfera. Le gocce mi macchiavano tutta la maglietta. Le pietrone di via Cairoli non mi permettevano di mettere le mani sul manubrio. Venni sballottato, eppure restai in piedi. In fondo alla discesa c'è il muro. Io avrei dovuto curvare. Solo alla fine decisi di compiere l'olocausto, buttando via i due gelati rimasti ormai semplici coni appiccicosi. Misi le mani sul manubrio, ma ormai era tardi. L'impatto fu inevitabile. Ricordo il buio e basta. Nessun dolore, nessun rumore. Il sangue fu pulito dai vigili del fuoco con l'idrante, ma ne restò una macchia su una pietra del muro per anni. La fissavo ogni volta che ci passavo davanti e me ne vantavo se non ero solo, con chi fosse con me. Seppi poi che mi soccorse un sarto che aveva la bottega nei pressi del luogo dell'incidente. Probabilmente mi salvò la vita, perché chiamò subito l'ambulanza. Anni dopo, quando il sarto morì, andai nella camera ardente a raccontare al figlio questo episodio, dicendogli che forse non fosse stato per suo padre, ora non sarei stato qui. Non lo sapeva. Ci abbracciammo. Oggi sarei morto, perché i sarti non ci sono più. Mi ero svegliato qualche ora dopo in ospedale, ovattato e stordito, ma nemmeno troppo dolorante. Avevo la faccia piena di croste, il braccio sinistro rotto. Con quello avevo parato la botta alla testa che se l'era cavata con un trauma cranico. Ero circondato da tutta la mia famiglia, come succede nei film americani quando i lungodegenti si svegliano dopo un coma di anni. Mia madre mi abbracciò in lacrime, mi chiese come mi sentissi. Benino, ma dove sono i puffi?